Annullo di pallino mancato e trofeo alla BRB. Finale senso unico 13-3 e nulla da fare per la Genolese. Ecco i vincitori della BRB: Carlo Balabene, Fabrizio De Regibus, Daniele Grosso e Daniele Oliviero, mentre sollevano il trofeo Granaglia. Un trofeo assegnato in ricordo del più grande di tutti, Umberto Granaglia. Per il francese era Leroy e per gli italiani il maestro. Così lo ricorda il figlio. Mio padre è stato un grande campione, non penso che devo solo dirlo io, ma ci sono tanti che lo possono dire. Dicono che è stato il più forte campione di tutti i tempi, penso proprio di sì. Tornando alla gara, questa la soddisfazione dei vincitori è anche quella dei vinti, giunti in finale a sorpresa. Trofeo prestigioso dedicato a un campionissimo, direi è doppia soddisfazione averlo vinto. E con una gara, direi, abbiamo fatto una gara di altissimo livello. Forse la finale abbiamo sbagliato qualcosa in più delle altre partite, ma momento di cedimento ci sta dopo 2 giorni di gioco e 7 partite è concesso. Diciamo che la svolta nella partita è stata forse la seconda mano dove loro hanno perso 5 punti e voi siete andati sul 10. Sicuramente ha inciso le partite a tempo quando ci sono le giocate grosse da 4, 5, 6 punti, difficilmente sono da recuperare, vengono difficili. La partita è stata decisa in pratica sul pallino, fallito da loro, colpito da Grosso. Certo, è un po' diciamo il bignami riassunto delle partite a quadrette solitamente o spesso vengono risolte da una pallinata a favore o contro. L'appuntamento è per domenica, sabato e domenica. Abbiamo le finali della Coppa Italia Cirié e speriamo di poter giocare un'altra finale. 1 o 2 giorni molto importanti e siete arrivati a raggiungere un traguardo, forse alla vigilia insperato. Insperato assolutamente e anche inaspettato. Abbiamo fatto una formazione di 4 amici per fare un weekend di festa, invece poi la cosa è andata avanti 2 giorni, siamo arrivati a una finale che comunque sul campo abbiamo meritato perché abbiamo giocato bene in questi 2 giorni, ci abbiamo giocato bene, ci siamo divertiti e poi in finale loro hanno espresso la loro forza e noi non abbiamo le caratteristiche per competere contro di loro. Avete fatto 1 o 2 giorni splendida e poi ci sta perdere forse il giocatore più forte al mondo. Sì, direi i due barra, anzi tre, i tre migliori al mondo, ruolo per ruolo, sono sicuramente i tre top player. Una sconfitta che ci sta. Sì, ci sta, ci sta. Quindi soddisfatti comunque. Certo, soddisfatti. Speriamo di ripeterla il prossimo anno, anche se sarà impossibile.